Questa sera abbiamo dedicato questo momento all'incontro con un grande gigante della letteratura italiana, Giovanni Pascoli, che ha scritto questo componimento per un amico, Gabriele Briganti, che si sposa nel 1901, che era bibliotecario di Lucca e che faceva arrivare i libri a Castelvecchio. Quindi pensate, regala un dono con l'accompagnamento di questa bellissima poesia. E quando nasce il primo figlio di Gabriele Briganti, dice a tuo figlio che porta il nome di un dio, il nome di un angelo e di un povero uomo. Come si chiama il figlio di Gabriele Briganti? Dante Gabriele Giovanni. Giovanni Pascoli ha di sé questa visione molto umile, una visione per cui lui ha ricevuto, come scrive nella lettera prefatoria dei Canti di Castelvecchio, ha ricevuto dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti molto di più di quello che lui ha dato, proprio perché ha avuto la possibilità, in quella che è stata la sua carriera di liceo e di università, di stare di incontro, di stare vicino alle domande dell'uomo che sono così fresche nella gioventù. E quindi ringrazia i giovani, dicendo loro che spera di non aver mai dato esempio di presunzione, ma di umiltà e di onestà. Ecco, questa è la figura di Giovanni Pascoli, una figura che nella vita ha sempre messo in luce quelle che sono le domande fondamentali del cuore dell'uomo. Io ricordo come fosse ieri il tema dell'esame di Stato del 1990, che era dedicato a Giovanni Pascoli, con una citazione che era prelevata da Gabriele D'Annunzio e che vedeva in Pascoli il poeta della campagna, il poeta che non ama la solitudine ma che ama gli spazi coltivati e abitati dall'uomo in campagna, perché la campagna è un luogo positivo contrapposto invece alla città, a quei luoghi in cui c'è la negatività. E mi ricordo come fosse ieri il fatto che già allora, incontrando Pascoli al liceo, non condividevo questa idea su Giovanni Pascoli. E l'incontro con Pascoli, che è un incontro che comunque prosegue, perché l'incontro con gli autori non si ferma mai, perché incontrare un autore significa incontrare l'autore non soltanto con le domande che ha l'autore, ma anche con le domande che hai tu nel cuore, alla tua età. L'incontro con Pascoli mi ha confermato che la statura di Pascoli è ben altra. Pascoli indubbiamente si distingue da poeti come Carducci. Pensate, Carducci era il suo maestro, è colui che ha dato a lui la borsa di studio per poter studiare a Bologna. Carducci ha tenuto la cattedra per 40 anni a Bologna, diventando così poeta abate, e quando poi Carducci ha lasciato il posto, gli è subentrato Pascoli. Ma Carducci è tanto distante da Pascoli nel rapporto con i ragazzi, perché Carducci spesso invitava i ragazzi a comporre e poi in maniera pubblica li denigrava. Carducci è un poeta engagé, è un poeta organico al sistema. Carducci ha però dato tanta ispirazione a Pascoli in certi componimenti, così come ha anche insegnato certe tecniche che poi Pascoli riprenderà. Ma questa è l'epoca anche di un D'Annunzio che non è tanto poeta engagé, non è tanto poeta organico al sistema che diventa importante perché è organico al sistema, ma è un poeta che addirittura incide sul sistema. È un poeta che probabilmente fa sì che l'Italia entri nella prima guerra mondiale con le giornate di maggio e con i discorsi che lui tenne a Roma. Quindi D'Annunzio diventa addirittura quel poeta che incide sulla storia ed è il poeta che è su tutte le pagine dei giornali, mentre Pascoli è un poeta, potremmo dire, più privato, in cui l'evento del 10 agosto del 1867, evento che accade quando lui ha soltanto 12 anni, incide profondamente sulla sua vita. Pascoli si trovava al collegio dei Padri Scolopi, studiava lì in compagnia anche di altri fratelli, quando dovette tornare a casa perché il padre, Ruggero Pascoli, venne ucciso. Quindi tornò a casa
e incontrò una realtà profondamente cambiata. La madre aveva il crepacuore e lui passava le sere spesso in silenzio con la madre a guardare la campagna, ed è proprio da questa osservazione, da questo sguardo per la campagna, che lui deriva il suo sguardo poetico, cioè la sua ispirazione. La madre, Caterina Locatelli Vincenzi, morì nel 1868, cioè l'anno dopo la morte del padre, e lo stesso anno morì Margherita di tifo. Nel 71 morì Luigi Pascoli, il fratello, di meningite. Intanto però le voci in paese correvano, tutti pensavano che fosse un certo cacciaguerra ad aver mandato due sicari per uccidere il padre. E Giacomo Pascoli, che era il maggiore e che era diventato consigliere comunale a Rimini, aveva trovato le prove quando nel 1876 morì, probabilmente avvelenato. Insomma, una morte, quella del padre, che porta con sé, come scriverà Pascoli, tutta un'intera famiglia. E Pascoli, che durante gli anni universitari spesso perde il tempo negli scioperi o dietro ai movimenti anarchici, Pascoli che finisce addirittura in prigione e che lì probabilmente medita il suicidio, Pascoli che si laurea nel 1882, decide, visto che aveva lasciato da parte Maria e Ida, di farsi carico di loro. E quindi le due sorelline escono dal convento e Pascoli le mantiene, quindi decide di portarle con sé. Ed è qui che nascerà l'idea di comprare la casa a Castelvecchio, nella Garfagnana, una casa che lui acquista attraverso la vendita di quelle medaglie d'oro che lui ottiene ai concorsi di Amsterdam, quando vince più volte attraverso i Carmina, perché Pascoli aveva una cultura classica che era notevole. Pascoli quindi parte nella sua poesia dalla osservazione, dallo sguardo per le cose, dallo quello sguardo che Pascoli documenta nel testo Il fanciullino. Pascoli dice che il poeta è come un fanciullino, è come un fanciullino che si sorprende per la realtà e la vede come se fosse la prima volta. Bellissima questa immagine della sorpresa, perché è la differenza che c'è tra chi pensa di sapere e chi invece scopre. La scoperta è incontrare una cosa e vederla con gli occhi che noi abbiamo come se fosse la prima volta. Quando noi scopriamo una cosa è come se noi nascessimo. Lo documenta benissimo Pirandello nella novella Ciaula scopre la luna. In questa novella Pirandello parlava di questo Ciaula, un minatore che aveva paura del buio, ma non del buio della miniera, ma del buio della notte, da quel momento in cui era avvenuto un incidente e gli si era rotta la lanterna e lui era uscito dopo tantissime ore di miniera al buio della notte e lì aveva avuto paura della notte. Ecco, questo Ciaula un bel giorno esce dal ventre della terra, scrive Pirandello, dal ventre della terra, una metafora per indicare che avverrà per lui una rinascita. E uscendo dal ventre della terra, lui vede la luna. E Pirandello scrive: sì, sapeva Ciaula che c'era la luna, lo sapeva come si sanno tantissime cose, ma soltanto in quel momento lui la scopriva per la prima volta. Quando noi possiamo dire che scopriamo qualcosa è come se rinascessimo, è come se il nostro cuore prendesse a battere e noi non viviamo perché pensiamo già di sapere. Pensate, Calvino, di cui si celebra quest'anno il centenario della nascita, quando gli chiedono in un'intervista che cosa pensa di insegnare ai giovani, che cosa pensa di insegnare agli adulti, Calvino dice: la cosa che io vorrei poter insegnare è un modo di guardare il mondo, cioè un modo di stare al mondo. Nel modo in cui noi guardiamo la realtà c'è un modo di guardare il mondo.
E Calvino questo l'aveva vissuto e attraversato sulla sua pelle, come lo racconta nel bellissimo testo La giornata dello scrutatore, che parla di un personaggio che pensa già di sapere la realtà, che pensa già di conoscere com'è il Cotolengo, che pensa di partire dalle proprie idee invece di partire dalla realtà che ha di fronte. E Amerigo Ormea al Cotolengo ad un certo punto inizierà ad alzare lo sguardo, vedendo che cosa? Vedendo le carte d'identità delle suore, carte d'identità che sono liete. E allora Amerigo Ormea si ricorda che c'è la felicità. Calvino, Pirandello, Pascoli parlano di una poesia che nasce dallo stupore, perché dallo stupore nasce l'atteggiamento filosofico, dallo stupore nasce l'arte, tutto ciò che è creazione nasce dalla realtà, perché come scrive Shakespeare nel primo atto dell'Amleto, ci sono più cose in cielo e in terra che nella tua filosofia, Orazio. Tutto ciò che viene dalla realtà porta poi l'uomo a stupirsi, solo l'uomo alza lo sguardo e inizia a guardare. Il poeta chi è? Il poeta è colui che mantiene desto questo sguardo. Il poeta è colui che ha ancora adesso il fanciullino dentro di sé. Perché Pascoli dice: anche tu, professorone, anche tu, avvocato, anche tu, personaggio di prestigio, voglio ben pensare che hai dentro di te il fanciullino, però non te lo ricordi. E quindi vivi la tua vita come se questo fanciullino non ci fosse. E invece il poeta guarda la realtà, per usare il linguaggio di Leopardi, come se avesse una doppia vista. Leopardi dice che di fronte ad una torre medievale, ad una torre del XII secolo, possiamo guardarla con occhi attenti, anche gli artisti, possiamo guardarla capendo, analizzandola, ma possiamo anche immaginare, immaginare com'era quella torre, immaginare chi ha abitato quella torre, immaginarci tutto il passato. Possiamo quindi avere una doppia vista, che è la doppia vista della poesia. Allora io credo che questa premessa, la premessa dello sguardo, è fondamentale per capire tutto il lavoro di Pascoli. Ma c'è una seconda premessa che voglio fare prima di iniziare il percorso di questa sera, ed è il fatto che spesso, purtroppo, noi concepiamo le poesie come se fossero un unicum isolato da quella che è la raccolta, è l'opera a cui una poesia appartiene. Invece è importante guardare quella poesia all'interno del libro, perché leggere una poesia ad esempio Il Gelsomino Notturno, e non inquadrarla all'interno dei Canti di Castelvecchio, non inquadrarla nel titolo, non inquadrarla in quella che è la frase incipitaria, c'è sempre una frase, no, che apre la raccolta di Pascoli, non inquadrarla nella lettera, no, c'è una lettera prefatoria alle raccolte, significa perdere tanto, perché è come se uno guardasse uno spezzone di un film senza arrivare alla fine, o senza cogliere il senso, o senza cogliere il sugo della storia. E allora noi oggi cercheremo di fare una sintesi, ma che vada a esplorare un Pascoli consueto ma anche un po' desueto, un Pascoli già conosciuto attraverso la Vulgata, ma un Pascoli che invece arriva a toccare quelle corde che sono le corde che noi tutti proviamo, un Pascoli che arriva a esprimere la domanda, ma un Pascoli che arriva a dare addirittura una risposta che lui nella vita ha incontrato. Mentre di solito la Vulgata si ferma a Nietzsche o si ferma ai primi e nuovi poemetti, e di solito l'incontro con Pascoli si ferma guardando le opere di Pascoli come se fossero scritte tutte nello stesso momento, ma in realtà il lavoro di un artista, di un poeta, è come se fosse un percorso. Allora, senz'altro, dobbiamo partire da Nietzsche. La Nietzsche, che è la prima raccolta uscita, pubblicata per la prima volta nel 1891, è la raccolta più importante dell'Ottocento assieme ai Canti di Leopardi, è una raccolta che prende il suo nome dalla quarta Egruga di Virgilio. E del resto la frase che accompagna il titolo è Arbusta juvant, uminesco in Nietzsche.
Nella quarta epluga di Virgilio era stato sottolineato come non a tutti piacciono gli arbusti e le umili camerici, cioè non a tutti piace parlare di argomenti bassi. Infatti Virgilio scriveva Paolo Maiore a Canamus, adesso affronteremo argomenti un po' più elevati. E invece qui Pascoli vuole sottolineare come questa raccolta toccherà problemi e argomenti quotidiani, argomenti che appartengono al mondo della campagna, argomenti come la morte del padre. Infatti nella lettera che accompagna la raccolta Pascoli dice: a te lettore voglio dirti che la vita è bella, anzi sarebbe bella se l'uomo non la guastasse con il suo male. Anche la morte, se la morte fosse come una pioggerellina o fosse rugiada e non fosse scroscio di tempesta. Per Pascoli la morte del padre è stato uno scroscio di tempesta. È stato vedere la morte di Crepacuore anche della madre, è stato vedere la morte del padre invendicata, perché ci sono stati 3 processi ma nessuno è stato messo in carcere. È stato vedere la morte anche del fratello maggiore, probabilmente avvelenato. Ma Pascoli vuole dire al lettore: la vita è bella. Allora, questa lettera accompagna poesie che sono bellissime, immortali, poesie come Lavandare. Lavandare, che è l'esito italiano di lavandaie. Le lavandaie erano coloro che lavavano i panni. Ecco, Lavandare ci documenta bene quello che è il Pascoli anche più conosciuto, il Pascoli chiamato da Romano Luperini impressionista e simbolista. Nel campo, mezzo grigio e mezzo nero, resta un aratro senza buoi, che pare dimenticato tra il vapore leggero. E cadenzato dalla gora viene lo sciabordare delle lavandare, con tonfi spessi e lunghe cantilene. Il vento soffia e nevica la frasca, e tu non torni ancora al tuo paese. Quando partisti, come sono rimasta, come l'aratro in mezzo alla magese. Pascoli, con 10 versi, ci mostra un dipinto impressionista. Perché? Perché bastano poche pennellate, siamo ben lontani dall'idea di rappresentare tutto in maniera realista. Poche pennellate per rappresentarci un campo che è mezzo grigio e mezzo nero. Una parte è stata lavorata, mentre l'altra parte è lì, ancora fredda, congelata. E c'è un arato abbandonato. Questo è lo sguardo del poeta. Perché noi quante volte passiamo per un campo e non vediamo l'arato. O se guardiamo quell'arato, non vediamo quell'arato come un simbolo. Come un simbolo della condizione nostra, della condizione umana. Mentre Pascoli vede quell'arato come simbolo della condizione non sua personale, ma di tutti, perché a parlare è una donna. Lo capiamo alla fine, il simbolo si scioglie alla fine della poesia. Quando partisti, come sono rimasta. È una donna che sente il proprio uomo lontano, chissà, è lontano probabilmente per lavoro, è lontano per la guerra, è lontano perché l'ha abbandonata, non lo sappiamo, ma questa donna si sente come un aratro lasciato in un campo che non è lavorato, è lasciato a riposo. Quindi quella donna sente come se la propria vita fosse inutile, come se fosse spenta la luce, perché l'amore è come una luce che illumina la realtà. Quando amiamo, tutto è illuminato di una luce diversa. Lei si sente come un aratro inutile in un campo che non deve essere lavorato perché è accese. Ma qui sentiamo il Pascoli musicale. Pensate, questo è un madrigale cadenzato dalla gora, viene lo sciabordare delle lavandare. Pascoli lavora sul suono, lavora sulle parole, ci comunica questo suono che viene a distanza e ci comunica che questo suono è un suono di tutti, è un canto popolare. Il vento soffia, nevica la frasca, è prelevato dai canti popolari marchigiani, ad indicare che queste donne cantano e cercano di consolarsi, cercano di farsi forza, cercano di trovare unità attraverso il canto.
proprio come Leopardi che chiama le sue poesie canti ad indicare quello che è il desiderio che alberga nel cuore dell'uomo, che è il desiderio di felicità. Le lavandaie rappresentano ogni uomo, ogni donna, ogni persona che è alla cerca di essere persona. Mi piace moltissimo questo etimo di persona, l'etimo della io risuono in un rapporto, e in questo caso in un rapporto che è costitutivo e che se è lontano, ecco che può far franare la terra sotto i piedi a colei che sta guardando e a colei che vive. Questo è lo sguardo simbolico, è vedere un particolare e capire che quel particolare è in comunione con il suo significato, è in comunione con il tutto, come quando Pascoli scrive novembre. Vedete, quando scrive novembre senz'altro ha in mente San Martino di Cartucci. Novembre è dedicato all'estate fredda dei morti, è dedicato all'11 novembre, è dedicato a quella data che pone fine ai contratti di locazione, a quella data che pone fine anche alla vita della campagna, a quella data in cui avviene di solito la seminatura. San Martino è dedicato a quel santo che è sceso da cavallo, donò metà del suo mantello ad un povero uomo e secondo la tradizione quella giornata fu più calda. San Martino è la giornata in cui i bambini in processione andavano con tanti panini, e non sarà un caso se Manzoni collocherà proprio l'assalto al forno delle Brucce l'11 novembre com'era nella realtà, ma è anche il giorno di San Martino. Nella realtà coincide anche il simbolo. E Pascoli guarda la realtà, una realtà che ha un'apparenza, sembra bella, gemea l'aria, il sole è così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore ed è brunalbo l'odorino amaro, senti nel cuore. Ma secco il bruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno. E vuoto il cielo, e cavo al pietonante, sembra il terreno. Silenzio intorno, solo alle ventate, odi lontano da giardini ed orti, di foglie un cader fragile. È l'estate fredda dei morti. Gemme all'aria, anche qui Pascoli riesce a dipingere un quadretto impressionistico che con poche pennellate. L'aria è cristallina, è così persa, il sole è così chiaro che tu addirittura pensi che sia primavera, vai a ricercare gli albicocchi in fiore e senti l'odore del biancospino nel tuo cuore. Pascoli mette in campo tutti gli aspetti della sensorialità, non soltanto la vista, l'udito, ma anche l'olfatto. Ma una vista più attenta ti porta ad andare in profondità della realtà, ti porta a cogliere che le piante sono in realtà stecchite, con le loro nere trame disegnano questo campo cromatico azzurro, quindi non ci sono le foglie sono cadute. Ecco, solo alle ventate si sente da lontano il cadere fragile delle foglie. Questo cadere fragile delle foglie che da sempre nella letteratura, da Omero, da Palinermo, a Virgilio, a Shakespeare, passando poi per i grandi della contemporaneità, è di Ungaretti. Pensate quando scrive Ungaretti, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, no? Il bosco di Courtauld, davanti alle mitragliatrici tedesche, lì sul fronte francese. Siamo come le foglie che cadono, indicano le foglie la fragilità. Ecco, questo rumore delle foglie, l'unico rumore che si sente in quel silenzio, indica quella che è la condizione umana. Pascoli non sta parlando soltanto della campagna, Pascoli non sta parlando soltanto della natura, Pascoli non è soltanto impressionista e simbolista, Pascoli inizia a documentare quella che è la percezione che l'uomo ha di sé,
che lui ha di sé. L'uomo è fragile come le foglie. Ecco, potremmo attraversare e dedicare serate alla raccolta Nietzsche, potremmo andare a vedere poesie famosissime come Arano, poesie bellissime. Arano mostra ad esempio la campagna, ma non è la campagna selvaggia, è la campagna quella abitata dall'uomo, è quella lavorata dall'uomo, è quella ad esempio della Romagna, è quella della Toscana, è quella in cui Pascoli vede chi lavora e chi sta spingendo con alente grida le lente là che spinge. L'un semina, altri ribatte le porche con sua marra paziente. Questo è un Pascoli che, come dice Gianfranco Contini, sfoggia il pre e post grammaticale, perché è la marra che è la zappa, la porca che è la zolla di terra. Insomma, è un Pascoli che utilizza un linguaggio specialistico, ma è un Pascoli che ci mostra la bellezza della natura abitata dall'uomo, perché l'uomo è capace di fare cose molto belle. L'uomo è capace di trasformare l'ambiente e la natura rendendolo bello, spettacolare. E Pascoli vede il lavoro umano come positivo lì all'interno, e vede la presenza degli animali, che il passero saputo in cor ci gode, il tutto spia dai rami irti del moro, e il pettirosso dalle siepi sode il suo sottil tintinnio come d'oro. Questa è la natura rappresentata da Pascoli, una natura, una campagna che per Pascoli è portatrice soprattutto di valori positivi, ma all'interno della storia, all'interno della campagna c'è anche il male, come Pascoli documenta nella notissima 10 agosto, dedicata alla notte di San Lorenzo, dove Pascoli interroga San Lorenzo, dicendo a San Lorenzo che sa il motivo per cui ci siano le stelle cadenti. Queste stelle cadenti non sono le ceneri infuocate, ardenti, della braciere su cui è stato posto San Lorenzo nel 258, sta dicendo così Pascoli, non è che ci sono le stelle cadenti perché è morto San Lorenzo e le stelle cadenti rappresentano le ceneri ardenti, ma questo cielo stellato rappresenta il pianto del cielo, il pianto di questo cielo che è infinito, che è immortale e che è lontano su questo che è un atomo opaco del male. Ecco, in questa poesia ci sembra di vedere un Pascoli che è lontano, un Pascoli che presenta un Dio lontano dall'uomo, un Dio che può semplicemente piangere sulle sciagure dell'uomo. Cosa può farsene Pascoli con il cuore lacerato del pianto delle stelle cadenti? Cosa può farsene un uomo che ha perso mezza famiglia, della natura che sembra consolarlo con lo spettacolo delle stelle cadenti? Ecco, sembra spesso che questa sia la parola definitiva di Pascoli sulla questione del destino, sulla questione della domanda. Eppure questo è soltanto un Pascoli che avverte come il dolore, la lacerazione, lo strappo che lui ha nel cuore è troppo grande. Pascoli ha bisogno di una risposta ben più concreta, molto più reale, molto più vicina di quel pianto di stelle cadenti. E allora ecco, noi ci inoltriamo in un percorso che cerca di aprire finestre nelle altre raccolte di Pascoli, alla ricerca anche di un percorso esistenziale, perché il percorso cronologico delle altre raccolte ci mostra un Pascoli che ha una domanda sempre più forte. La seconda raccolta si intitola Primi poemetti. Pensate, poemetti, no? Per chiamare, sono brevi i poemi. Pensate che Pascoli ha il coraggio di cimentarsi con la terzina dantesca. Pochissimi nella storia della letteratura si confrontano con Dante. Pascoli, che ama Dante, utilizza la forma metrica di Dante.
è ben consapevole che qui gli argomenti si alzeranno. Paolo Maiora, questa è la frase che apre la raccolta. Ora alzeremo gli argomenti. E la dedica è alla sorella Maria Pascoli. E la lettera che accompagna i primi poemetti è una lettera bellissima, in cui Pascoli dice che la poesia nasce dalla memoria. E di memoria ne abbiamo tanta, noi tutti. La memoria è sempre bella, anche se di cose non belle, tristi. Ci viene in mente la poetica della rimembranza di Leopardi. Del resto Leopardi non ha inventato la poetica della rimembranza, ha sottolineato con la sua genialità una modalità che noi abbiamo nell'animo, quella modalità di trasfigurare il passato, di edulcorarlo, di abbellirlo. Il ritorno al passato, il ricordo, la memoria è senz'altro una possibilità che ha l'uomo per trovare una risposta alla domanda di felicità. Ma noi l'anno scorso abbiamo sottolineato come la memoria è per Leopardi una risposta illusoria. Pascoli dice la poesia nasce dalla memoria, nasce dal ricordo. La poesia non è altro se non ricordare, e di ricordo ne abbiamo noi tutti tanto. Cioè noi tutti iniziamo a far poesia nella nostra vita quando ci ricordiamo del nostro passato. Bene, in questa raccolta, i primi poemetti, abbiamo tantissime poesie che ci raccontano com'è l'uomo, secondo Pascoli. C'è una poesia che si intitola La grande aspirazione. Pascoli presenta una pianta che è alta e che ha le radici ben radicate sulla terra, delle radici nere e profonde, e ha le piante che invece si diffondono, si allungano verso il cielo. E in questa pianta, una volta ancora, Pascoli vede documentata, rappresentata la sua condizione, l'aspirazione di ogni uomo, il desiderio che ogni uomo ha dell'infinito, il desiderio che ogni uomo ha di conoscere la verità, di arrivare a toccare tutto, di conoscere, come direbbe Dante, di conoscere tutto, i vizi umani e le virtù. Nella grande aspirazione noi vediamo documentata la condizione dell'Ulisse dantesco. Del resto Ulisse è un altro grande personaggio che Pascoli riprenderà nei poemi conviviali. La grande aspirazione è il desiderio che ha l'uomo, ed è questa sensazione di essere lacerato per il fatto che ci sentiamo come radicati per terra, ci sentiamo attaccati al filo d'erba, alle piccole cose, eppure siamo fatti per il cielo. E l'uomo vorrebbe toccare il cielo, l'uomo vorrebbe una felicità infinita, come dice Leopardi quando parla nel pensiero dedicato alla noia, eppure si sente così tanto attaccato alla terra. È la condizione che raccontano tutti i grandi geni, come Dante quando scrive nel canto sedicesimo del Purgatorio: esce l'anima semplicetta che sa nulla, salvo che mosso da lieto fattore, volentieri torna a ciò che la trastulla. L'anima umana, l'animo umano non sa nulla, sa soltanto una cosa, che è fatta per la totalità, è fatta per un amore totale, per una bellezza totale, per una bontà totale. Ma come dice Dante sempre nel canto sedicesimo del Purgatorio, spesso confonde un picciol bene con quello che è questo grande bene, perché quando fatichiamo a trovare questa risposta di totalità, confondiamo questa totalità con un piccolo bene in cui ci imbattiamo nella vita. La grande aspirazione è quella che racconta anche Baudelaire quando parla della sua condizione e si presenta come un albatro che ha le ali grandi. Noi, Baudelaire parlava di lui, del poeta maledetto, ma per dirla con Leopardi, per dirla con Dante, è la condizione dell'uomo che si guarda dentro,
Noi siamo fatti per volare nel cielo, eppure qui sulla terra spesso, come quell'albatro che è catturato dai marinai, si sente goffo, si sente a disagio, perché lui si sente fatto per il cielo. La grande aspirazione, non è un caso che nei primi poemetti ci sia la poesia felicità, una poesia che è caratterizzata da un dialogo tra due persone. Ve la leggo questa poesia perché è molto bella e particolare. Dice, scrive Pascoli, quella tu dici che inseguì non era lei, non era la felicità, no, era una vana ombra insegnante di quella che ciascuno ama e che spera e che perde, virtù di negromante. Ella è qui nel castello arduo che entrai, qua come se ci fosse un protagonista, potrebbe essere come il protagonista e i protagonisti, i personaggi dell'Orlando Furioso d'Ariosto, che nel canto dodicesimo dell'Orlando Furioso inseguono qualcosa, inseguono un bene che possa dar loro la felicità. E qui l'ho trovata, ella è qui nel castello arduo che entrai, forse la tocchi, o cavaliere errante. L'uomo è come questo cavaliere errante, l'uomo è come un pastore errante, l'uomo che è veramente uomo è semplice, ma è sempre in cammino, alla ricerca della verità, alla ricerca non solo della verità, ma della felicità, come dice in questa poesia. Forse, e non la vedrò, non la vedrai, oh, tale è l'arte dell'oscuro Atlante, il mago Atlante dell'Orlando Furioso, non è, la vedi, è, non la vedi. Quando ti sembra di aver trovato la felicità, in realtà non è quella, e assaporavi la felicità e non l'hai percepita, non l'hai colta. Mi viene in mente un'opera bellissima di Sebron, È mezzanotte del dottor Schleitzer, dove si mette a tema la felicità, un'opera, un capolavoro che va letto, attraversato, dove Sebron invita l'uomo, noi, personaggi ordinari, a diventare straordinari. Pensate, in quest'opera c'è una certa Maria che parte per seguire Schweitzer, che era un personaggio straordinario, un personaggio che lascia tutto, lascia l'orchestra, lascia la sua carriera di chirurgo per andare in Africa. E noi abbiamo Schweitzer che non è contento, fa tutto, si sforza in ogni modo per guarire gli ammalati, ma non è contento. E abbiamo padre Carlo, che rappresenta Charles de Foucault, che ha uno sguardo diverso. Ma sia padre Carlo che Schweitzer scompaiono all'interno dell'opera, e Maria, che è andata in Africa seguendo Schweitzer per capire cosa sia la felicità e che chiede cosa sia la felicità, durante l'opera si sente dire: la felicità è come una persona che passi nella reggia e una volta che è passata, ecco, è già trascorsa. Pascoli sta dicendo che noi siamo alla ricerca di qualcosa, vorremmo come afferrarlo, vorremmo come agguantarlo, e quando questa felicità magari la stiamo davvero assaporando, non ne siamo coscienti. Quando nella vita abbiamo tanto, Pascoli direbbe poco, no? Ma quel poco che è satis, dice lui, che è abbastanza, non ne siamo grati. Ci torneremo dopo in una lettera che è bellissima di Pascoli. Quindi la felicità sembra passare, la vogliamo agguantare, ma è già trascorsa. Quando l'abbiamo sperimentata è come se non l'avessimo goduta perché non l'abbiamo apprezzata. Ma sì, se leggi in questo libro tante rapide righe e dicono: signora, chi lesse tacque. Il libro è una immagine, una metafora bellissima. Come vedremo dopo nella poesia, il libro rappresenta il libro della vita, la storia dell'umanità. Chi lesse tacque, o cavaliere errante. Allora, la felicità, questa è la condizione dell'uomo, ma la condizione dell'uomo
ben documentata in un'altra poesia bellissima, sempre dei Primi Poemetti, che si intitola I due orfani. Abbiamo costruita sui due capitoli ed è tutto costruito su un dialogato. Due ragazzini che si parlano e che non riescono a dormire. Ti dà fastidio se parlo? No, parla pure, non riesco a dormire. Allora i due continuano a parlare e sentono i rumori della notte, sentono la porta che è sbattuta dal vento, sentono i rumori del cane, i rumori della natura, non riescono a dormire. E i due ragazzini si rendono conto che ora sono più buoni e si ricordano, ti ricordi quando una volta veniva lume, cioè arrivava la luce da quella serratura? Allora, riflettono i due bambini, noi non eravamo così buoni, ora siamo più buoni, adesso che non c'è più chi si compiace di noi, adesso che non c'è più chi ci perdoni. Ecco, i due bambini rappresentano l'uomo, l'uomo di ogni tempo. Noi tutti siamo come quei due bambini, siamo come quei due bambini che abbiamo bisogno di sapere che c'è nell'altra camera una luce, che c'è una presenza buona. Quella era la presenza buona di mamma e papà, la presenza buona della mamma quando il papà era stato ucciso. Bastava la luce, bastava essere coscienti di quella presenza buona perché i due bambini avessero il coraggio di litigare. Quando uno ha i bambini sa bene che il litigio dei bambini è quasi un pregio. Quasi un pregio, chiaro che i bambini sono fastidiosi quando litigano, ma i bambini litigano perché sanno che c'è qualcuno che permette loro di rialzarsi. Si ha il coraggio, per il bambino litigare vuol dire affrontare la vita, significa affrontare con coraggio, con entusiasmo la realtà. Il bambino, ricordo come fosse ieri quando le mie ragazzine erano bambine, quando si entrava in qualsiasi ambiente pieno di persone, guardavano il volto della mamma e del papà, perché è dal volto della mamma e del papà che passa il giudizio sulla realtà ad un figlio. Il nostro volto è fondamentale, i nostri figli ci guardano, i nostri figli sanno dove noi abbiamo il nostro tesoro e dalla sicurezza che noi abbiamo loro percepiscono se quella realtà possa essere affrontata oppure no. Due bambini che vengano lasciati in casa da soli quasi sicuramente non litigheranno, vedranno un film assieme, cercheranno in tutti i modi di non trovare occasioni di scontro, perché non ci sarà qualcuno probabilmente che permetterà loro di rialzare la testa. Pascoli ci sta dicendo che nella vita la questione non è cadere, nella vita la questione non è sbagliare, ma nella vita la questione è avere qualcuno e avere il coraggio di guardare quel qualcuno che ti permette di rialzare lo sguardo. Quei bambini ora non hanno più il coraggio neanche di litigare, sono più buoni, significa che non hanno più il coraggio di fare i bambini. Per crescere, per affrontare la realtà, un bambino, un ragazzo o un adulto ha bisogno di qualcuno che lo perdoni, che qui potenza del linguaggio della parola. Mi piace l'etimo perdono, il dono più grande. Il dono più grande che si può fare è questo abbraccio all'altro, questo riconoscimento che tu vali e che tu vali e che in te c'è un punto luminoso, e se io vado a fondo di quel punto luminoso e vedo la tua bellezza, colgo il tuo valore. Di solito è quello che possono fare le persone che conoscono bene l'altro, no? Un genitore come può non vedere il punto luminoso che c'è nel figlio? Ma questo è quanto siamo chiamati a fare tutti. Quando Pascoli dice, Calvino dice, è una questione di guardare, è una questione di andare sempre a guardare quel punto luminoso che è quella luce che c'è, anche se magari si vede flebile al di là, nell'altra camera che passa attraverso la serratura. San Francesco, quando parla dell'uomo, dice, beati quelli che perdonano nel tuo nome.
dell'uomo parla di una questione. San Francesco mette a tema la questione del perdono. Grande, beato, felice è quell'uomo che perdona, si può perdonare nel tuo nome. Noi abbiamo bisogno di questa presenza buona, di percepire una presenza buona e di vivere l'esperienza di una presenza buona. La felicità è tale, se condivisa, recita il diario di McCandless, no? Into the Wild, è stato tratto il film Into the Wild, quando lui va alla ricerca di una bellezza nell'Alaska, in tutto il mondo, no? È una storia reale. Christopher McCandless si rende conto e lo scrive in maniera drammatica, senza più poter tornare indietro, con l'ultima riga: la felicità è reale se condivisa, se no non può essere tale. Mi raccontava un amico che il figlio in moto aveva dei giorni per andare in Valbadia, prende la moto per andare in Valbadia, e quando arriva in Valbadia ecco che non aveva potuto portare la fidanzata perché lavorava, non aveva potuto portare gli amici perché lavoravano, e alla sera torna a casa e il mio amico mi dice: ma gli ho detto, ma sei un deficiente, perché sei già tornato a casa? Ma perché, papà, come facevo a stare di fronte a quella bellezza da solo? È molto vero che la bellezza ha bisogno di una compagnia a cui noi possiamo dire: ma guarda che cosa bella. Che senso ha vivere le cose se non abbiamo nessuno con cui condividere o nessuno a cui poter dire: guarda che bellezza. Scriveva Vincent van Gogh nelle Lettere a Teo che spesso gli sembra di essere come un uccellino in gabbia, e scrive al fratello: sai che cosa fa svanire come per incanto quella gabbia? A me sembra di essere come un uccellino in gabbia che vede gli altri che volano, io vorrei volare ma non riesco. Sai come per incanto cosa fa svanire quella gabbia? Come per miracolo? È un affetto potente, è un'amicizia. Tanto è vero che basta un rapporto vero in un luogo perché quel luogo divenga un luogo con la L maiuscola, perché il luogo di lavoro, perché il luogo in cui noi andiamo si trasformi, un affetto potente. Ma Pascoli ci dice: abbiamo bisogno di un affetto potente, abbiamo bisogno di essere coscienti di una presenza buona nella vita e nella realtà. I due orfani. E un'altra poesia, sempre dei poemetti, noi vediamo il libro. Il libro è anche qui un'immagine reale. Lui si trovava in compagnia di un amico che aveva una terrazza e c'era un leggio, e su questo leggio c'era un libro, e lui vede le pagine del libro muoversi. A me viene in mente l'immagine del funerale di Giovanni Paolo II, quando in mezzo alla piazza c'era la Sacra Bibbia e si muovevano le pagine, e avevo il desiderio, quando a un certo punto si ferma il movimento del vento, no? Di capire chissà dove si è fermato, chissà dove il vento e il mistero ha portato, no, a fermarsi quelle pagine. E Pascoli vede in quel libro un'immagine, una metafora della storia dell'umanità, perché quelle pagine sono mosse e ci sono dei momenti in cui le pagine si fermano, ed è come se ci fosse una presenza, come se ci fosse un uomo che sta leggendo quel libro. E il libro rappresenta il libro del mistero, il mistero della realtà, il mistero della natura. Ci sono dei momenti particolari nella storia dell'umanità, pensate grandi geni, grandi scienziati, grandi scoperte, in cui sembra che si sia svelato l'arcano. Anche adesso siamo in un momento particolare di grandi rivoluzioni, sembra che si sia trovata chissà quale novità, chissà quale rivoluzioni trasformeranno il campo del sapere, trasformeranno le conoscenze sulla psiche, sull'intelligenza e chissà su quanto altro. Pensate alla mappatura del genoma umano, pensate alla cervello, pensate a quante scoperte scientifiche. Ma poi ecco che il vento riprende a muovere quel libro del mistero. E la verità non è qualcosa che noi agguantiamo. Pascoli qui è come se facesse non solo il filosofo, ma anche lo scienziato. Del resto una teoria scientifica non è mai dogmatica. La teoria scientifica vale
fin quando non emergono altri elementi, altri dati che non permettono di formulare qualcosa che riesca a rappresentare la realtà, ma sempre come modello, sempre in una maniera che non è mai perfetta. Ecco, la verità non l'abbiamo mai in mano. Nessuno scienziato, nessuna riforma, nessun filosofo riuscirà ad agguantare la verità. E l'uomo è sempre alla ricerca di cercarla, di trovarla. In un'altra poesia dei poemetti, nell'Aquilone, viene rappresentata invece la memoria di Pascoli quando si trovava al collegio degli Scolopi. È una poesia che può essere paragonata alla Silvia di Leopardi. Pascoli, guardando la realtà, vede qualcosa di nuovo e nel contempo di antico nell'aria, perché si ricorda di tanti decenni prima, quando si trovava al collegio ed era un giorno bello perché non c'era scuola e quindi lui con i compagni potevano uscire a giocare e potevano uscire a far volare gli aquiloni. Ed ecco che bello, gli aquiloni che volano sempre più su, più su, più su e che rappresentano l'uomo, l'uomo che desidera vivere, il ragazzo che ha tutti i suoi sogni, tutti i suoi progetti, ma ecco che ad un certo punto un aquilone cade. E con i puntini, Pascoli non ci racconta la morte. Pascoli ha sempre un certo tabù nel parlare dell'eros e della morte. Ci parla di un grido. Di un grido che è il grido di fronte alla morte di un suo compagno di stanza. E Pascoli si ricorda di quel compagno di stanza che pregava con lui e che aveva le ginocchia rosse perché stava spesso a pregare e si ricorda di quella mamma che pettinava i suoi capelli ad agio per non fargli male. Una immagine che io trovo bellissima, struggente, come l'immagine della madre di Cecilia nei Promessi Sposi. Con Pascoli sa documentare l'affetto umano e dei particolari che sono teneri e che una madre, no? Un padre, no? Potrebbero prendere, perché il dettaglio del bambino, della bambina che viene pettinata ad agio, perché non gli venga fatto male, adesso che è morto, per dare a lui l'ultimo saluto, perché si possa pregare su di lui e perché possa essere messo poi nella tomba. L'Aquilone ci documenta una dimensione dei primi poemetti fondamentale, che è la dimensione della memoria. Questa raccolta è piena di memoria. La raccolta Primi Poemetti penso che sia una delle più belle, delle più incredibili, ci parla tanto della domanda di verità e di felicità. Del resto anche nella raccolta successiva, nei nuovi poemetti che vengono dedicati agli scolari che portano la frase incipitaria Paolo Maiora, sempre scritti in terzine, Pascoli scrive una lettera in cui parla ai suoi scolari, è quello di cui vi parlavo all'inizio dell'incontro. Questa raccolta è dedicata agli scolari e lui vuole ringraziare i suoi scolari perché da loro ha avuto tanto. E Pascoli sottolinea come lui abbia affiancato l'attività dell'insegnamento all'attività che più è confacente all'insegnamento, ovvero la scrittura e la poesia. Questo ha detta di Pascoli. Pascoli è poeta ed è maestro, è insegnante, è professore. Ecco, in questa raccolta c'è una poesia che si intitola La vertigine. In questo caso Pascoli parte da una condizione immaginaria impossibile. Si racconta di un bambino che aveva perso il senso di gravità. Che cosa ci accade se noi non siamo più attratti verso il centro della Terra? Voleremo nello spazio. Eppure questo bambino che è attratto dallo spazio, questo bambino che si deve attaccare al filo d'erba, si deve attaccare al ramo, si deve attaccare a tutto ciò che trova sulla Terra, rappresenta la condizione di tutti noi. Questo bambino è il fanciullino di cui parlavamo prima. Mia figlia, una delle mie figlie, un giorno mi chiese: ma perché in Australia gli uomini non cadono nel vuoto?
visto che la terra, su quelle domande dei bambini che sono intelligentissime, come mai nell'altra parte del mondo dell'altro mistero non si sprofonda nel vuoto? E questo bambino che ha perso il senso di gravità vede l'uomo pendulo, questo uomo che è eretto, questo uomo che è così presuntuoso, questo uomo che si crede Dio, in realtà pende nel vuoto, è attratto dal vuoto. Noi siamo attratti dall'abisso, siamo attratti dalla verità, abbiamo le vertigini perché siamo attratti dall'infinito, siamo attratti dal cielo stellato. Ma quante volte riusciamo o guardiamo il cielo stellato? Nel film Il tè nel deserto, una coppia che è in crisi guarda il cielo stellato nel Sahara, cerca di recuperare la crisi attraverso questo viaggio. E i due personaggi dicono: ma quante volte abbiamo guardato in questo modo, con questa coscienza, il cielo stellato? L'eterno è quello per cui siamo fatti, ma nessuno di noi potrebbe sostenere l'idea che tra 1000 anni, tra 100 anni, non ci sarà nessuno di noi. Nessuno di noi potrebbe sostenere l'idea che 13 miliardi d'anni fa c'era già qualcosa. Eppure l'uomo c'era già qualcosa, la Terra è nata, no? Quasi 14 miliardi d'anni fa. E l'uomo è fatto per andare a vedere il punto di partenza. Questo bambino a un certo punto lascia quei beni, quelle cose a cui è aggrappato. Questo bambino inizia a sprofondare di cielo in cielo, di galassia in galassia. In maniera spettacolare Pascoli parla di un viaggio che è sia nel tempo che nello spazio, non si sa come, ma Pascoli è come se stesse anticipando quello che poi avrebbe aperto Einstein con la sua relatività ristretta, con questo universo in espansione. Questo bambino è attratto dal punto di partenza e arriva alla fine ad una sosta, ad un fine, trovando te, oh Dio. Questo bambino arriva alla fine, arriva al punto di partenza, a quel punto di partenza che l'uomo oggi, pensate, con web, con il telescopio web, sta andando a documentare sempre in maniera più puntuale. Quel punto di partenza da cui è iniziato tutto. L'uomo è fatto per andare a investigare il momento in cui è partito tutto, perché quel momento rappresenta non soltanto il momento in cui è nata la storia dell'universo, ma rappresenta anche la possibilità di dare una risposta alla domanda di senso e di significato che provo io. Ecco, anche i nuovi poemetti ci raccontano di questa domanda. Nella quarta raccolta, I canti di Castelvecchio, Pascoli dedica la raccolta alla madre, a Caterina Locatelli Vincenzi, e ritorna alla prima dedica, a Augusta Juvent, Umilesco e Grice. Ritorneremo a parlare del mondo della campagna, anche perché Canti di Castelvecchio è perché Pascoli ha da tempo comprato quella casa a Castelvecchio dove lui aveva pensato di ricostituire il nido, quella casa che è immersa in mezzo alla natura, e Pascoli ritorna ancora alla campagna, ma con queste domande ben radicate. E a questa raccolta, I canti di Castelvecchio, Pascoli accompagna una lettera in cui parla della madre e dice che la madre sopravvisse soltanto un anno alla morte del padre, poi morì di crepacuore, ma io mi ricordo, pensate che senso di gratitudine, mi ricordo quei momenti d'estate in cui rimanevamo in silenzio a guardare la campana, a guardare la natura, a sentire i suoni, i rumori. Io devo a lei, a mia madre, l'ispirazione poetica, perché è lei che mi ha insegnato a guardare, ed è da lì che nasce la poesia. Ai canti di Castelvecchio appartiene la bellissima poesia che ha aperto la serata, il Gessolino notturno. Ai canti di Castelvecchio appartiene una poesia con cui concluderemo la serata e capirete dopo il perché.
La quinta raccolta è quella intitolata I poemi conviviali. Poemi conviviali, una raccolta che Pascoli dedica ad un amico, De Bosis, un amico che aveva una rivista, un amico che aveva anche invitato Pascoli a scrivere su quella rivista, che era molto legata all'estetismo, a nuove correnti. E Pascoli in quella raccolta scrive nella lettera: bisogna accontentarsi del poco. Il poco a me è stato tolto, è stato sottratto. Il poco è tanto. Pascoli è come se invitasse l'uomo alla gratitudine. È come se invitasse l'uomo a percepire che quella felicità di cui lui sta parlando, quella felicità di cui lui è alla ricerca, risiede profondamente nella percezione che ci è stato donato tanto. Il poco, che molti potrebbero chiamare poco, è satis, è abbastanza, è tanto. Nella gratitudine, nella vita, risiede tanta possibilità di letizia e di felicità. Pensate sempre, per citare la giornata di uno scrutatore di Calvino, quando Calvino chiede a quelle persone che sono a Cotolengo perché siano felici e come vivano lì, una persona risponde: io, grazie alle suore, so fare tutto, non si può dire niente contro di loro, io grazie a loro so fare tutto. Questo personaggio si accende la sigaretta anche se non ha le braccia. Questo personaggio lavora anche se non ha le condizioni, o sembrerebbe non avere condizioni per lavorare, ma grazie alle suore so fare tutto. Pascoli, nell'ultimo, è uno degli ultimi, delle ultime raccolte che lui compone, arriva alla stessa considerazione, alla considerazione che quello che ci è dato, se noi lo cogliessimo, se fossimo grati, inizierebbe a diventare già abbastanza. Bellissima questa lettera. E qui, in questa raccolta in cui lui ci parla di grandi personaggi, ci parla, rispolvera l'Ulisse dantesco, ma un Ulisse che va alla ricerca in 24 capitoli della sua storia, del suo passato, vuole verificare se tutte le gesta che ha compiuto siano geste vere. Ecco, questa raccolta, che è così incentrata sugli eroi, è però anche dedicata alla buona novella. Io adesso la sintetizzerò, ma consiglio la lettura integrale. La buona novella, qui Pascoli parla di una risposta che è avvenuta nella storia dell'umanità. La buona novella si divide in due parti, in Oriente e in Occidente. In Oriente abbiamo solo dei pastori erranti, c'è proprio questo aggettivo erranti che richiamano il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, richiamano la condizione dell'uomo, un pastore errante. Ci sono i pastori erranti che vegliano, tutti gli altri stanno dormendo. E a questi pastori appare l'angelo, l'angelo che fa da guida e che li conduce ad una capanna. E il pastore Matt chiede ad una donna, che è la Madonna: è qui colui che vive? Prima domanda. E sì, mio figlio è nato, è vivo. È qui colui che non muore? E la Madonna risponde: ma mio figlio morirà in croce. Ritorna alla parola croce, che troviamo due volte nel 10 agosto. Ma nel 10 agosto questa rondine che rimane lì in croce, additando quei vermi al cielo lontano, quella rondine non ha risposta. Quel padre che porta a casa le due bambole in dono e che è lì con quell'aperto grido dicendo perdono, non ha risposta. Ma qui Matt, il pastore che veglia perché vuole risposta, si sente rispondere: ma mio figlio morirà in croce. E allora ecco che Matt chiede in maniera ancora più distinta: è qui
Dio è qui Dio, ed è l'universo a rispondere, sì, è qui Dio. Questa è la prima parte in Oriente, ma poi ecco che la buona novella presenta una seconda parte che si intitola In Occidente, e qui dobbiamo arrivare al mondo dei gladiatori. Il mondo dei gladiatori, Roma è la New York di oggi, Roma è tutta addormentata, le persone sono sazie, sono satolle, quello che hanno basta. Queste persone che sono sazie di quello che hanno avuto, di aver mangiato, rappresentano un po' il gregge di cui parla Leopardi, l'uomo, noi, quando addormentiamo la domanda, quando non stiamo più davanti alla grande aspirazione, quando rinunciamo ad una risposta. Ecco, in Occidente, a Roma, tutti dormono, direbbe Pasolini, come ha scritto in Scritti Corsari, che la nostra società ha avuto a cuore addormentare il desiderio, perché addormentando il desiderio, addormentando la grande aspirazione che noi abbiamo, scriveva Pasolini nel 1975, pensate quanto tempo fa, addormentando quella grande aspirazione, l'uomo può essere più controllato dal sistema. Pasolini addirittura parlava di totalitarismo, di un sistema che mette a tacere il desiderio e che propone l'uomo soltanto come bisogno. Siamo una somma di bisogni. Bene, a Roma dormono tutti, ma c'è soltanto un geta, i geti, gli antichi traci, c'è un geta, c'è un gladiatore che povero è stato portato via dal Colosseo, è stato collocato in quei luoghi dove venivano portati tutti i gladiatori quando ormai erano stati trafitti a morte, e vi lasciavano lì agonizzanti. Quel geta è lì, ha il collo tagliato, sta morendo, ma ancora attende una risposta, non vuole morire senza che ci sia stata una risposta a quella domanda che ha sempre avuto. E anche lì, nel buio di quel luogo dove c'è questo gladiatore morente, arriva l'angelo ad annunciare la buona novella, e finalmente il geta, scrive Pascoli, può morire e andrà ad annunciarlo nell'aldilà ai morti che è nato il Salvatore del mondo. Allora, perché concludo con la poesia Viatico? La poesia Viatico che appartiene ai Canti di Castelvecchio. Perché la poesia Viatico ci dice che Pascoli, quello che ci sta raccontando nella buona novella, cioè il fatto che c'è una buona novella, e la buona novella che noi abbiamo è che c'è qualcuno che è risorto, e qualcuno che ci ha promesso questo. Pascoli ci vuole dire che questa esperienza l'ha fatta anche lui e che la vuole anche lui in punto di morte. Il viatico presenta una processione. All'epoca le campane caratterizzavano molto di più la vita del paese, la vita delle città. Anche adesso suonano a festa, suonano a morto, ma all'epoca erano scampanio di campane, e il suono delle campane caratterizzava ogni momento. Il suono morto non era soltanto la morte, ma era anche l'agonia, l'ultima battaglia, perché questa ultima battaglia fosse sostenuta da un popolo che accompagna quella preghiera. E Pascoli vede una processione di bambini, guidata poi anche da un sacerdote, e stanno cantando O vivo pane del cielo. E questa processione sta andando da un vecchio, da un anziano che sta per abbandonare questa terra per andare nell'aldilà, per andare in cielo, per vedere finalmente colui che ha atteso da sempre. E questo anziano ha chiesto il vivo pane del cielo, ha chiesto il viatico, ha chiesto l'Eucaristia in punto di morte, ha chiesto Cristo prima di lasciare questa terra. Pascoli conclude Viatico dicendo: quando sarà il mio momento, portatelo anche a me, il vivo pane del cielo, portate anche a me
questa speranza che per definizione cristiana, per definizione dantesca, no? È la certezza. È la certezza che non è finito tutto qui. Voglio anch'io questa compagnia. Cantate, accompagnatemi e portatemi il viatico quando sarà il mio momento. Pascoli non è solo poeta della campagna, Pascoli non è solo poeta della memoria, Pascoli non è soltanto il poeta della morte dei cari, non è soltanto il poeta che documenta la statura e la grandezza dell'animo umano, ma Pascoli ci ha raccontato anche che una risposta a questa domanda c'è, ha attraversato la storia, quella universale, e ha attraversato la sua storia in particolare. Quel Pascoli che si sente descritto dai due orfani che rimpiangono quella luce che veniva dall'altra parte della camera, quel Pascoli percepisce ora e vive ora la presenza buona che lui ha sempre cercato nella vita. Grazie.